Salve amici di YouTube, oggi vi farò vedere la mia collezione di repliche Softair, aggiornamento di oggi, aggiornamento del 26 giugno del 2024. Dopo 6 mesi finalmente ho riacquistato un'altra replica. Allora, vi faccio vedere tutte le repliche che invece ho su questo materasso, sul mio letto. Eccole qua. Vi faccio vedere prima una view così e poi ve le imbraccio e ve la faccio vedere a una. State aperti. Allora, ovviamente non ho un treppiede, io avevo il treppiede, però purtroppo mi si è rotto e non ce l'ho. Passiamo avanti. Allora, come ben sapete, ho 3 revolver. 5 semiautomatiche, 2 SMG, 4 mitra elettrici e 4 fucili a pompa a molla, tra cui c'ho anche un fucile, sniper a molla professionale, che eccolo qui, il VSR10, che invece lo devo riparare perché non devo ricomprare ancora tutti i 6 componenti. Ce l'ho così, ce l'ho ancora qua, per questo non l'ho messo sul materasso. Gli altri invece sono tutti integri. State a vedere. Allora, passiamo un po' a tutti i modelli che ho. Passiamo prima dalle pistole e poi ai fucili. Poi qua c'ho questa. Cominciamo da questa qui. Allora, questo gioiellino vintage, eccolo qui. Questa è la Colt 1911 A1 Compact della BUE. È una pistola green gas scarellante, vedete? È una riproduzione fedele all'originale. Però ovviamente questa è la versione, la Colt 1911 A1 Compact, non è la sua versione full size, perché non ci avevo fatto caso che era così piccolina. È blowback, quindi scarrella. La pistola spara solo, c'ha solo la singola azione. C'ha solo la singola azione. Non spara, la pistola non spara in doppia azione, quindi c'ha solo la singola azione, c'ha la sicura sul dorso e anche la sicura manuale. E poi c'ha la leva dell'hold open, che è smontabile come quella originale. Il costo è di 115 euro. Poi abbiamo quest'altra pistola, che invece è una classica Beretta 92 FS. Questa qui è la classica Beretta 92 FS dell'HFC. Questa qui è la versione full metal. Qua c'è il suo caricatore, che purtroppo manca perché si è rotto. Purtroppo il suo caricatore manca e quindi non vi posso fare. Quindi, per farvi vedere la funzione dell'hold open, ve lo devo attivare a mano perché non c'è il caricatore. È che purtroppo il caricatore manca. Vedete? È scarellante all'hold open, quindi praticamente quando il caricatore, si inserisce il caricatore senza pallini, rimane scarellata. Poi scarella alla sicura ambidestra, che su quella vera fa anche da batticane, ma su questa qua da Softair questa funzione non ce l'ha. La nostra pistola spara sia in singola che in doppia azione, può sia sparare in singola che in doppia azione, come quella vera, sicura funzionante, vedete? Con la sicura inserita il grilletto è disconnesso dal carrello. E anche se arretriamo il carrello con la sicura inserita, in tal caso arma il cane, però ugualmente il grill non spara perché il grilletto è disconnesso dal carrello. Però in quella vera, anche se tiriamo il cane, il carrello, il cane non si arma. Però
però purtroppo su questa funzione da software manca. Questa è una riproduzione fedele all'originale, è full metal, sì, perché la versione è full metal, è solo semiautomatica come quella originale. Questo modello qui della HFC c'è anche la sua versione con la raffica, però io ho preso solo la versione solo semiautomatica perché è più fedele all'originale la sua versione solo semiautomatica, perché la Beretta 92FS, sapete, che è una pistola semiautomatica, appunto. Poi qua ci sta, è smontabile come quella originale, vedete, basta premere qua, poi spingere qua e si smonta. Qui il costo di questa pistola è di 99,90 euro. È la Beretta 92FS. Non solo è la pistola d'ordinanza delle nostre forze dell'ordine e del nostro esercito, ma inoltre rimpiazza anche la Colt 1911A1 nelle fondine dei soldati americani. Poi qua abbiamo questa. Questa è una Glock 18C generazione 4 della VE. Questa qui ovviamente spara solo in singolazione, è scarrellante all'hold open. Questa però c'ha l'hold open, qua c'è il suo caricatore, eccolo qui. Questa particolarità di questa pistola, spara anche a raffica, quindi la Glock 18C spara, rispetto alla classica Glock 17 semiautomatica, questa spara anche a raffica. Come ben sapete, questa è una pistola mitragliatrice, quindi c'ha il selettore di fuoco, può sia sparare in semiautomatico e può sparare anche a raffica, quindi praticamente tramite il selettore di fuoco, e sia semiautomatica che a raffica, quindi appunto c'è un selettore di fuoco. Mettendolo in basso, la nostra pistola spara a raffica, mentre mettendolo in basso la pistola spara in semiautomatico, e a fine colpi rimane scarrellato il carrello. Il costo è di 130 euro. La versione, la G18C Gen 4 sta 129 euro, mentre invece costa 119 euro la G17 Gen 5. C'ha anche la sicura, che questa qua su quella vera non c'è. Questa si inserisce solo a cane armato e si inserisce solo con il cane armato. Questa è un po' scomoda, sta sicura, perché una volta inserita la dovete attivare e disattivare con le unghie, e questa ve la fa anche spezzare. Ma tanto la Glock questa sicura è anche inutile, non la utilizzerete, perché la Glock c'ha direttamente la sua sicura sul grilletto, che è questa qua. Io prima di questo avevo la Glock 18C elettrica della Cima, che era molto silenziosa, che era molto silenziosa e non era scarrellante, però aveva una raffica come se fosse un mini fucile. Però alla fine ho preso la sua versione a gas scarrellante, perché è più realistica, proprio perché nei commenti mi dicono a me non piace perché non scarrella. Allora alla fine ho preso questa che scarrella. Poi qua ci abbiamo questa, che è la Desert Eagle dell'HFC, è un clone della Marui, è tutta in polimero, perché il clone della Marui c'ha il caricatore da 28 BB. Vedete, sgancia il caricatore e blowback all'hold open. Qua invece ci si può regolare l'hop up, in tutte si può regolare l'hop up all'hold open, alla sicura che è ambidestra, quindi scarrella. Ovviamente la nostra pistola spara solo in singolazione, smontabile come quella originale. Con la sicura inserita non possiamo né premere il grilletto né tirare il carrello. Il costo di questa pistola è di 85 euro. 85 euro. Io ce l'ho pure un altro ricaricatore, perché faccio bene che quando mi si rompono le rimpiazzo con lo stesso modello e mi tengo i suoi caricatori di scorta, perché i caricatori delle repliche a gas costano, non sono economici, costano tantissimo. Mo addirittura dove cercare di comprare a tutti i modi il caricatore dell'Uzi CO2, che purtroppo manca perché mi si è rotto anche quello, e quello costa una bellezza di 70 euro. È tanto 70 euro per un caricatore di una replica a gas, appunto.
Questo qui è il clone fatto dall'HFC, è il clone Marui fatto dall'HFC. Ecco tutto. Il costo è di 85 euro, ma costa, ma adesso penso che è aumentata a 90. E poi abbiamo questa, che invece è la miglior pistola scelta dallo sniper, è la MK23 della ASG. È un clone della Marui, però in Italia viene importato grazie all'ASG. Allora, questa qua è molto bella, molto silenziosa. Ovviamente, essendo una pistola a gas, a green gas non scarellante, è molto silenziosa. C'ha il caricatore da 28 BB, che ce n'è un secondo, e ho fatto bene a non buttarlo, perché i caricatori delle pistole a gas costano così, se si dovrebbero rompere, se uno si dovrebbe rompere, oppure se uno si dovrebbe rompere, ma spero di no, c'ho già quello di riserva. Vedete, questo è il caricatore, lo sgancio a bidestro. Allora, c'ha la sicura, cioè questa è la leva dell'hold open, che in quella completamente scarellante fa proprio da hold open, e anche in quella vera, ma in questa, su questa non scarellante, finge da sicura, così non possiamo, è insicura e non spara, non possiamo né premere il grilletto né armare il cane. Invece la vera sicura, vera e propria, è questa qua, che è anche ambidestra, che si aziona solo a cane armato, che si aziona solo a cane armato. E poi c'è il disarmo, cioè sia la singola azione, che è molto più corta la corsa, mentre in doppia azione la corsa è molto più lunga e anche molto più fluida. Non è scarellante, però tirando indietro il carrello manda il cane in singola azione, e poi per tutto il resto si può sparare anche in doppia azione. Qua si può attaccare il silenziatore fatto apposta per l'MK23, e qua c'è il suo caricatore. Il costo è di 70 euro. Questa non è altro che è il clone economico fatto dalla STT, però in Europa viene importata grazie ad ASG, ve l'ho detto già. E qua si può attaccare la sua torcia proprio fatta apposta per l'MK23. Questa non c'ha né una slitta Weaver, non è né una slitta Weaver né una slitta Picatinny. Per poterci attaccare altre torce laser bisogna comprarci invece il suo adattatore. È molto bella, molto bella. E qua ci abbiamo tutte le altre. E qua ci abbiamo il nostro e qua ci abbiamo la nostra mitraglietta a gas, il Mac 11 a green gas dell'HFC. Ovviamente il silenziatore l'ho buttato, perché poi qua ci sta il calcio, il suo calcio telescopico, per poterlo imbracciare così, però per me è più comodo usarlo così come una pistola, perché è molto leggero. Ha il suo caricatore da 40 BB, funziona green gas, è scarellante, quindi scarrella. C'è anche il fine colpi, qua c'è la sicura, che sta qua, così è safe, così è fire. E qua c'è il selettore di fuoco. Qua sta, S sta per semiautomatico e F sta per raffica. Quindi questa è una mitraglietta. Il costo è di 130 euro. Ovviamente è andata a ruba, quindi non si trova per il momento. Poi passiamo all'altra mitraglietta, alla mia mitraglietta CO2. Eccola qui, la mia mitraglietta CO2 della KVC, che sarebbe la mini Uzi, la israeliana che tutti conosciamo. L'ho pagata una bellezza di 240 euro. C'ha il calcio, vedete, questo è il suo calcio telescopico, il suo calcio standard, alla sicura, cioè sia la sicura sul dorso come la Colt 1911, e sia la sua sicura qua
sul selettore di fuoco, così S sta per sicura, R sta per semiautomatico e la A sta per raffica. Poi, escarellante, tirando la leva d'armamento, si arma l'otturatore e qua si spara. Ovviamente il caricatore non ce l'ho perché mi si è rotto anche il caricatore dell'UZCO2 e manca per il momento anche il caricatore anche all'UZCO2 e questo è il pulsante per lo sgancio. Questa c'ha praticamente una raffica da paura, praticamente. Questo gioiellino tutti lo desiderano, però purtroppo è diventato introvabile, come sono introvabili anche sui caricatori originali. Eccolo qui, molto bello. Questa è una mitraglietta CO2, vedete? E poi ci abbiamo il... Vedete, si può impugnare in due modi. Per il momento manca il caricatore. La prossima volta ve la farò vedere con tutto il suo caricatore. In un altro video, quando faccio un altro aggiornamento. Ah, poi me l'ho dimenticato. Le revolver. Prima di passare ai fucili, passo alle tre revolver. Qua abbiamo le due Dawn Weston. Le due Dawn Weston. Queste qui... Le due Dawn Weston, quelle lì originali, le fa la SG. Questo è il clone fatto dalla Wing Gun. Dalla Wing Gun. Questo è il clone Dawn Weston. Il clone fatto dalla Wing Gun. Sono simili queste due, sono molto simili. Praticamente c'è questa qua che ha la canna da questa qui con la canna lunga e questa qui con la canna corta. Questa qui con la canna corta è molto più figa della sua sorella maggiore, del suo fratello maggiore. Allora, la versione con la canna lunga ha il grip in similegno, che eccolo qui, ha il grip in similegno, mentre la versione con la canna corta c'ha invece il grip tutto nero in gomma, che il grip in gomma è più comodo. Allora, queste due revolver azionabili possono essere armate sia in singola che in doppia azione, vedete, con tutte e due con la sicura. Poi hanno tutte e due lo stesso tamburo e questi sono i bossoli, ci sono sei bossoli dentro che fanno da caricatore, che si caricano un pallino per bossolo. E lo stesso, il CO2 invece si mette qua, si mette qua. CO2 invece si mette da qui. Il costo di queste due revolver costano 69,90 € all'una. 69,90 € all'una. E invece la versione cromo costa sui 10-15 euro in più. Ovviamente hanno tutte e due le slitte e picatini per attaccarci gli accessori. Questa c'è una slitta più piccolina per poterci attaccare solo un red dot. Questa qui un mini olografico. Questa qua con la canna lunga c'ha due slitte, sia una per attaccarci un bel mirino olografico, anche un bel red dot grande, e sotto una torcia e un puntatore laser. E qua abbiamo questa qua, che costa solo 65 euro, è la H8R Elite Force generazione 2 della Umarex. Questa qui è molto futuristica, ovviamente c'ha la sicura che qua, quindi può sia sparare in singola che in doppia azione. Qua c'è il suo caricatore. Questa invece di avere i classici 6 bossoli che fanno la caricatura, invece questa c'ha un tamburo estraibile da 10 colpi. Da 10 colpi, che nella scatola stessa ne vengono compresi 3. E hanno fatto benissimo a comprenderne 3, perché sennò dopo, no, se non dovesse ne perdere uno, oppure vorrei praticamente fare il cambio del caricatore, non si sa dove trovarli. Eccolo qui.
Ovviamente c'ha già c'ha le slitte. C'ha le slitte già tiene le slitte. C'ha questa qua di sopra che si può attaccare un mini olografico e questa qua di sotto per una torcia laser. Allora, c'ha queste tacche di mira che sono fluorescenti, che non è che mi piacciono, non mi hanno fatto tanto impazzire queste tacche di mira fluorescenti. Allora, questa praticamente c'ha il manico che fa anche da chiave esagonale a brugola, che serve per svitare e avvitare per svitare e avvitare la bomboletta di CO2 sul manico, e qua dove si avvita il CO2. Ma qualche problemino l'ha dato. Allora vi consiglio, su tutte le repliche CO2 vi consiglio di non lasciare la bomboletta di CO2 inserita, perché altrimenti il CO2 congela l'O-ring e poi dopo rischia di danneggiare la valvola. Queste sono tutte le repliche CO2. Purtroppo dentro non si possono essere lasciate. Possono essere lasciate dentro per una settimana, per un mese, ma non di più, perché altrimenti no rischia di danneggiare la O-ring. E invece passiamo invece ai fucili a pompa. Che questo è il mio primissimo fucile a pompa, che ho l'M500 Cruiser o M590 della GM. Allora, qua c'è la sicura, vedete, si carica così, c'ha il fuoco singolo e anche il fuoco rapido. Questo c'ha anche lo pop regolabile. Questo c'ha invece il caricatore da 15 colpi, che stesso di fabbrica ne vengono compresi 3. Ecco qui. Molto bello, molto compatto. Costa solo €29,90 questo fucile. Poi c'è quello lì della Double Eagle, che invece costa un po' di più. Però io ho preso questo qui della GM. Ecco tutto. Poi qua abbiamo quest'altro, il classico M56 della Double Eagle, che in realtà è la replica del famoso M3 Super 90, che è proprio una riproduzione fedele all'originale dell'M3 Super 90. Qua c'ha la sicura, così. Poi si carica così e si spara. E qua si carica con questi bossoli. Con questi bossoli che sono limitazioni a quelli veri, che contengono 30 palline a bossolo. E la cosa molto bella di questo fucile è che non spara un pallino alla volta, ma bensì ne spara ben 3. Come potete dire, perché dentro al fucile a pompa c'ha 3 canne. In tal caso qua non ve lo riesco a far vedere, ve lo faccio vedere in un altro modello. Questo è costato solo €55, €54,90. Ecco tutto. Questo è l'M3 Super 90 della Double Eagle. E poi qua abbiamo invece lo SPAS 12 della Double Eagle. Questo fucile costa una bellezza di €49,90, €50. Sembra la sicura. Qua c'è la stessa identica cosa anche su questo. Poi si carica e si spara. Ah, poi quando abbiamo armato non ci possiamo sbagliare. Ecco tutto. È molto, questo qui senza calcio è ancora molto più duro da tirare, perché come sapete tutte le repliche a molla sono più dure da tirare. E poi abbiamo questo più piccolino, ma il più bello
E questo qui è il Remington M870 della Cima. Questo fucile ha ovviamente alla sicura, ha anche in questo c'ha lo sgancio del bossolo. Vedete, si sgancia come quello vero. Vedete, ha il calcio reclinabile, molto bello. Ah, poi la cosa figa di questo fucile, la cosa più figa di questo fucile è che ha anche lo scarrellamento del finto avvolto. Vi faccio vedere. Ecco qui. Quando andiamo ad armare, scarrella appresso. E spariamo. Come potete vedere, all'interno di questi fucili a pompa hanno tre canne. Come potete vedere, c'ha tre canne all'interno. Questo invece è costato, io l'ho pagato 64,90, ma adesso costa 84,90. 84,90 perché c'ha anche lo scarrellamento del finto avvolto. Allora, e poi praticamente ci abbiamo invece, e qua ci abbiamo l'MP5 A4 della G&G. Questo mitra elettrico è completamente in polimero, a parte il gearbox che è full metal, gli ingranaggi dentro sono in acciaio. E praticamente poi abbiamo il suo caricatore, che ha doppio sgancio, ha sia lo sgancio a leva e sia lo sgancio a pulsante. Ovviamente qua si è rotta la leva d'armamento, che praticamente tirandola indietro apre questo finto otturatore per poter regolare lo pop, ma devo fare tutto a mano. E poi la cosa molto figa di questo mitra elettrico ed è anche scarrellante, quindi c'è anche lo scarrellamento del finto avvolto. Ovviamente questo mitra è anche scarrellante. Ovviamente qua si attacca la batteria e questo c'ha ancora l'attacco Tamiya Large, che i fucili di oggi hanno tutti l'attacco mini Tamiya. Come stavo dicendo, questo fucile, questo mitra c'ha ancora l'attacco mini Tamiya, c'ha ancora l'attacco Tamiya Large. Quindi due sono le soluzioni: o trovate una batteria con l'attacco Large, oppure trovate, cambiate, sostituite i cavi, oppure comprate un riduttore, comprate un adattatore da Large a mini, come ho fatto io. Ovviamente non so come. Qua abbiamo la sua tacca di mira regolabile e qua c'è il selettore di fuoco, da cui è ambidestro, sicura, colpo singolo e raffica. La leva d'armamento non so come ho fatto, distrutta. Questa è la leva d'armamento distrutta, non so come l'ho fatto, distrutta. Ah, poi qua ci sta il sospendifiamma, che ce l'ho aggiunto io a parte. Qua si può svitare per poterci attaccare il silenziatore. E a parte ci ho montato una slitta di catini per poterci, una slitta proprio fatta apposta per MP5 G3 per attaccarci un red dot. Il costo di questo mitra è di 220 euro, ora costa solo 200. Questo è anche andato fuori produzione perché c'ha questo scarrellamento. C'ha lo scarrellamento del finto bolt, appunto. Poi qua abbiamo un classico che tutti desiderate sempre, che tutti desiderate per iniziare a giocare a soft air, il G36C della Jingong. Eccolo qui. Questo c'ha la leva d'armamento che apre l'otturatore, il finto bolt per accedere allo pop, oppure si può tenerlo come l'MP5 bloccato così. E qua praticamente, togliendo questo perno, abbiamo l'accesso alla batteria.
qua invece si mette la batteria e c'ha il classico attacco Minitamia. Questo è il fusibile di protezione che fa, questo è il fusibile da, per la protezione da cortocircuito, che è molto importante per evitare che il fucile vada in cortocircuito. Quindi tenetelo sempre col fusibile. Allora, poi si mette così, ecco qua. C'ha il calcio pieghevole, ecco qui, è perfetto sia per l'urbano che per il boschivo. Il suo caricatore maggiorato, e qua c'è il selettore di fuoco, sicura, colpo singolo e raffica. E qua ci sono le sue tacche di mira regolabili, quelle posteriori. Qua c'è il suo spegnifiamma per poterci, per poter praticamente avvitare il silenziatore. Si può svitare, c'è sia, c'è anche quello rosso nella scatola, e così via. Il costo relativo è di 130 euro questo mite. Poi qua ci abbiamo, eccolo qui, l'M4A1 della Cima. Questo qui l'ho pagato solo 110 euro, l'M4A1 della Cima, ovvero il CM507. Invece c'è la versione full metal che sarebbe il CM007. Questo è l'M4A1 elettrico della Cima. Ecco tutto. I suoi copriris ce li ho comprati a parte, che li donano molto, li ho messi solo sulle slitte laterali. Invece sulle slitte di quella di sopra, quella di sulla slitta inferiore e quella superiore, li ho lasciati così. Ah, il calcio crane. Allora, la batteria si mette nel calcio e ci vuole la classica lipo per calci crane. Ecco qua, col sattacco Minitamia. Il fusibile per la protezione del motore. Per la protezione del motore da cortocircuito. Ah, il calcio allungabile, estendibile in varie posizioni. Ecco tutto. Leva d'armamento che apre il finto... che apre il finto otturatore, apre questo, apre il dust cover, apre il finto otturatore e abbiamo l'accesso allo pop. Ah, poi l'attacca di mira regolabile, cioè questo, il maniglione si può rimuovere, c'ha il classico sgancio a pulsante, il classico sgancio a pulsante da M4. Qua abbiamo la lo spido. Qua abbiamo il selettore di fuoco sicuro, colpo singolo e raffica. Ecco tutto. Ed ecco qui. E gli attacchi della cinghia che non possono mai mancare. E per finire invece abbiamo qui il classico Kalashnikov. La K47, la K47 della Jingong. Questa è la versione in similegno. Il classico K. Qua abbiamo la batteria, va dentro il calcio. Qua abbiamo la protezione del motore. Ecco qui, qua c'è il tappo che se ne va via. Il caricatore che si inserisce e si toglie da inclinato, maggiorato. Vedete la leva d'armamento che si può tenere arretrata per l'accesso allo pop, alla tacca di mira regolabile, il selettore di fuoco sicura, raffica e colpo singolo. C'è prima la raffica, qua c'è la sicura, c'è prima la raffica e poi c'è il colpo singolo. Qui in basso è colpo singolo, qui al centro è raffica e qui in alto è sicura. Come ben sapete, la K c'ha un selettore molto differente agli altri. La K è particolare perché è il fucile dei talebani, dei russi, che comincia prima col selettore, cioè prima la raffica e poi il colpo singolo.
Gli altri invece c'hanno sicura, poi c'hanno prima il colpo singolo e poi la raffica. Questo c'ha tutto l'opposto. C'ha la sicura, poi c'ha prima la raffica e poi il colpo singolo. Il costo è di 125 euro. Tra l'altro 125 euro, vedete? Anche esso il tap ha lo spegnifiamma svitabile per attaccarci un silenziatore. E poi c'è la cappa, è fatto che è utilizzato così, però si può attaccare a parte la sua slitta per attaccarci la sua ottica, che non c'è, che ce la do, inutile. Ce la do. Va bene ragazzi, questo è il mio aggiornamento provvisorio. Ovviamente il mio aggiornamento è sempre provvisorio, non siamo mai a quello definitivo. Poi tra un giorno, a fine anno, all'inizio, entro dicembre 2024 e gennaio 2025, cercherò di terminare definitivamente la mia collezione di repliche. Va bene, questo è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima.